L'associazione Giacomo Sintini chiama, in tanti, circa 270, hanno risposto e partecipato al Galà del Sorriso, la cena che da 6 anni l'associazione organizza per raccogliere fondi che serviranno per rendere più dolce il Natale dei piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Perugia con l'acquisto dei doni di cui faranno richiesta. Di ogni anno abbiamo il tutto esaurito e questo è sintomo di grande solidarietà, di amicizia da parte delle persone che ci conoscono e che conoscono l'associazione. Il Natale è un momento speciale per tutti, per tutte le famiglie, è un momento in cui ci si raccoglie, un momento in cui si pensa alle persone che sono meno fortunate e sicuramente i bambini, i ragazzi in cura presso il reparto oncologico e ematologico dell'ospedale di Perugia, come di tutti gli ospedali, sono persone che stanno attraversando un momento particolare, un momento difficile. Esserli vicini è molto importante perché di sicuro i regali di Natale non possono migliorare le cure, ma possono migliorare il morale di queste persone che stanno affrontando un momento delicato dove qualsiasi tipo di aiuto è necessario per l'obiettivo che vogliono raggiungere. Circa 6.000 euro il ricavato della serata, ospitata come ormai da qualche anno da BCC Umbria nella sede di Mantignana di Corciano. Un segno di vicinanza di questo istituto alla comunità. Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da degli eventi che in modo molto significativo hanno condizionato la nostra vita, ci hanno tolto un po' le nostre abitudini e anche la nostra libertà. Malgrado ciò, voglio dire che molti di noi, come sta dimostrando questa serata, visto la sala e quanta gente c'è, molti di noi ancora restano ancorati ai nostri principi. E che dire, finché non riusciamo a fare queste cose, riusciamo con persone come Jack e Alessia a portare avanti queste iniziative, possiamo dire che riusciremo ancora a dare e far sorridere questi ragazzi meno fortunati. Alla serata rappresentanti delle istituzioni, tra questi la senatrice Nadia Ginetti e il deputato Pietro Laffranco, i consiglieri regionali Carla Casciari e Marco Squarta, gli assessori comunali di Perugia e Corciano Emanuele Prisco e Franco Baldelli e il sindaco di Perugia Andrea Romizzi. È ormai un appuntamento immancabile che per noi è l'occasione anche di stare assieme, di condividere momenti piacevoli, ma certamente anche l'opportunità di fare un po' il punto rispetto a quello che si è fatto nell'anno passato e ragionando anche di futuri progetti. E devo dire che questa meravigliosa coppia che è rappresentata da Jack e da Alessia sono riusciti a contaminarci di quella passione, di quell'impegno e di quella anche visione quasi folle che hanno nel tempo costruito assieme. Tanti anche gli amici, tra cui Gianni Cicogna di Smartpeg, che da poco ha permesso all'associazione di Sintini di inaugurare il suo quartier generale a Perugia. La serata di questa sera poi, oltre a uno scopo nobile, come dire, è l'ennesimo segno concreto che servono i fatti. Poche parole, molti fatti. A volte è importante partecipare, silenziosamente, fattivamente, ma partecipare. Questo è quello che conta oggi per queste iniziative.